Ragazzi, lasciate tantissimi mi piace. Che si fa? Tantissimi mi piace su questo video, perché arriverà anche il pronostico gameplay di Roma-Napoli. Quindi, subito schiacciate il pollicione, massimo supporto. Guarda, Napoli-Atalanta, una delle partite più importanti, anzi la partita più importante di questo turno infrasettimanale, perché mette davanti la terza e la quarta forza del campionato. Ma soprattutto tanti gol. Perlomeno attualmente sì, dovrebbero avvenire una baracca di reti. Le probabili formazioni le abbiamo fatte, ma essendo un turno infrasettimanale potrebbe cambiare tutto molto rapidamente. Quindi ci abbiamo provato. Prima di iniziare col video, però, vi invitiamo a scaricare dal link in descrizione OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Gratuita per iOS e Android, scaricatela, non ve ne pentirete. E detto questo, io direi di cominciare immediatamente. Fammi guardare, perché io sì, penso di stare a posto. Sono a posto anch'io, quindi. Tiè! Immagino rifacevo sulle divise. Non era partito. Dai che se comincia. Dai, comandi porca troia. Ogni volta che ci penso mi fa sempre ridere quella cosa. Sì, sì, perché è inaspettatissima poi. Io convintissimo proprio. Ah, non abbiamo detto che il signorino si prende l'Atalanta e io il Napoli. Perché nell'ultimo gameplay il Napoli lo aveva preso lui. Addirittura Napoli-Liverpool. Esatto. Quindi, Serie A team, Napoli-Atalanta dallo stadio San Paolo. Farlocco, perché Napoli non è lo stadio San Paolo. Alatanta. Guardate, i calciatori ci assomigliano tutti in una maniera di quelle esagerate. Che spettacolo. Una cioè, cosa di quelle pazzesche. Guardate come entrano, ce ne può fregare di meno. Ecco, esatto. Direi che possiamo. E cominciamo iniziare. Rapidamente il match. Sto scomodissimo. Cioè? Meglio. Non me l'ho messo bene seduto. Beh, pensavo che stava a fa fatto, ma che è impazzito. Sono una pecora. Non era. Non la volevo dare lì, ma infatti la volevo dare da. Tu mi vuoi purgare, io già lo so. No, io invece sono venuto qua per fare la presenza, per fatte fare 3-4 gol a te e basta. Ah, grazie, gentilissimo. Mortacci tua! Oh. La mette in mezzo! Ma è angolo! Cos'è? Ma non è possibile, eh? Ho premuto, ho spazzato, ho rinviato, ho svomitato, niente, c'è sta. Guarda! Uscita a valanghina, dai. Ma che te levi? Ma questo è stupido! Maledetto Muriel! Io ci sto capendo in cazzo. Non lo so quello che è successo. Infilati! Crossettino, pippettino! E scorreggi! Oh, ma che c'hanno i tuoi al posto della corsa? Non so. Giallo a lui! No, che è sto bucaccio? Tanto c'ho Pisellone Calitù che. Levati dai coglioni! Levati dai coglioni! La riprende Muriel. Prova ad andarsene Muriel, la mette in mezzo! No! Non ce la faccio più! Ma perché mi ciccano? Perché mi ciccano gli interventi? Questo vorrei sapere. Allora, rivediamo qua, perché Muriel la recupera palla. Se ne va Koulibaly. La finta ancora. E non sono riuscito a recuperarti. Non riesce a recuperare. Ma guarda! Meret! Ha fatto un attimo. Mamma mia, Muriel come se ne va sull'esterno. 1-0. Tanto c'ho Pisellone Calitù che. Non ce la faccio più! Non ce la faccio! No! Che sto no! Ma no! No. Guarda, i passaggi a caso, guarda! Stai andando nel pianorando. Nel pianorando a Madrid, Mertens! C'è l'opportunità! Oh, com'è ancora? Mortacci su, corre piano, sto stronzo! Che hai fatto? Che è? No, non è che corre piano lui, forse i miei non sono così lenti. Capito, ma è Mertens, cazzo! Vabbè, ho capito, non è che sta parlando del Gervinho, eh! Capito, ma in difesa, ma davvero mica c'hai tu, Gervinho! Vabbè, stanno in giro con certi lenti! Ma chi te l'ha detto? Ma i difensori sono lenti, su! Che cazzo! Trovi tutte le scuse per.
Per Dio che c'hai sempre ragione tu, ma tanto, ma che cazzo di cazzo ti cambia che comunque l'avevo presa io la palla, te stava a recuperare. C'ho un'anima, cioè stanno tutti attappati come una tazza del cesso piena di merda. Tua, tra l'altro, merda tua. Ma mo ho capito, me c'ho l'emergenza in difesa. Sì, certo. Ma che cazzo. Sì, c'ho l'emergenza. Ecco perché corri più, mo ho capito tutto, sta merda trufolata. Ma cosa vuol dire merda trufolata? Non lo so cosa vuol dire. Mi è venuta così e non rompi il cazzo. Dico quello che mi viene. Ma come pare. Stavo per fare. Dai! No! Che cazzo però. Guarda. Sto giocando con Lupo Alberto in difesa. La parata! Che cazzo! Guarda che sta a fa. Guarda con chi sto a perdere. Mai dare palla per vie centrali. Mai è la regola numero uno di chi gioca a calcio. Mai, levate dal calcio. Vaffanculo, Dries. Così Pilicic, che palle, oh. 3-1, 2-1. Non è possibile, raga. Ha fatto un cazzo. Non lo sa manco lui come fa, ma sta in vantaggio 1-0. Certo. Sarebbe un colpaccio di quelli pazzeschi. Certo. Vai. Sì. No. Sì. No. Non c'ho un'anima. Ho capito. Ma come hai capito? Hai capito un cazzo? Faccio l'intervento. Ma quale fa l'intervento? Ma che sei in dentista che fa l'intervento? Mi sono sbagliato. Ho fatto un Milik. No, la volevo dare quella. Quello centrale. Ma che buona. Ma vaffanculo, fallo. Ma quale fallo? Ma vaffanculo. Ma la patacca tua. Ma la tua. Che patacca. Non c'hai. Innanzitutto ti dico, pezzo di merda. Guarda. Ma questo fallo. Cioè la prima non me l'ha fischiato. Che era più netto. Vai a fanculo. Ma chi cazzo la dai che ce l'hai vicino? Ma che è? Guarda, merda. Stavo per dire la stessa idea. Papi! Oh, sappara pure il culo che te incula! Il culo. Mamma mia! Dai, Allan, scatena qualcosa. Scatena la bambagia. La bamba? La bambagia! La bamba! Guarda, questo è il secondo cross, la butta dentro un'altra volta. Guarda, Lupo Alberto. Guarda che cazzo fai! Cazzo stai facendo? Ma è 69! È inculata! Che cazzo significa? È giocatore inculata! Che cazzo significa? Cioè, sarà bravo nella realtà quello che te pare, ma quello fa schifo al cazzo! Ma lo controlli tu! Ma io ho premuto un cazzo, cioè, a cazzo! Un cazzo ha premuto! Ah! Proteggi! Proteggi! Come fa sta da solo? Oh, mette il palo! Muriel! Ma che cazzo! Ma non hai fatto niente! 2-0 Atalanta! Ma che gnegnegne! E che ne sa me, me lo dici? Ci hai fatto due tiri, due gol! L'azione è stata bella però, guarda. Sì, ma per come fa sta da solo? Puff! Ma Koulibaly, guarda che culo, il rimpallo del palo, se la rimette, cioè si è fatto l'auto assist a cazzo di cane, oh. A me queste cose me mannano veramente in bestia, me mannano. Che culo. Che culo con la... Ma che culo. Con la voglia di gridare al mondo. Voglio ritornare a fare il cinema, siete delle merda. Questo che non protegge un cazzo. Entra! No, raga, mi sta a partire proprio l'embolo. Mi sta a partire l'embolo. Questo me ne fa un altro. Luis! Mamma mia, sei una ciofeca pazzesca. Ma che ha fatto Muriel? Ma sei una vergogna. Mamma mia, che scandalo. Mi vergogno, te sta a perdere con una merda del genere, guarda. Cioè, sei una cacata secca. Sei una cacata secca. Dimenticata. Pure. Certo. Quelle fresche non... Quelle fresche te le ricordi? Se sta ancora là è secca. Se secca è dimenticata da Dio. Dai, Lorenzi. Oh, ma questa palla è rimasta attaccata. Sì, ma Ronaldo fa sempre quello. Oh, ma se tu lo controlli, non è che c'ha vita propria, Tu non puoi capire. Sì, non posso capire. Ma che ha fatto sta Atalanta? Ma io non lo so. Ma che ha fatto questa squadra? Non c'è via. Che cazzo. Ma che c'hanno? No, non riesco. Ma guarda, non c'è nessuno. Guarda, guarda, coprono tutto il campo. È l'Atalanta, Ma li mortacci delle loro madri. Ma non era per lui, era per quello sotto. Vaffanculo. Zitto. Sì, ma non si fischia. Ah, merda, questo è fallo. Oh, per me. Cazzo.
cazzo! Di Dischia è finita! Ma qual è finita? Ma vai a fare in cazzo! Culo. Allora, zitto, non ci sto a pensare, non mi cagar cazzo. No, no. E finisce così! Finisce così l'Atalanta e spugna il San Paolo! E spugna. Ma tu te imbriaghi. Spugna. 6-4-9-2. Non ci posso. Regà, ho giocato, regà, ho fatto più possesso, ho tirato da più porta, ho fatto due tiri nello specchio e due gol. Poi ditemi se questo non è un personaggio vergognoso. Io ho fatto 9 ma tiri. Ma sei vergognoso. Io ho fatto 9 tiri. Tu hai fatto due tiri nello specchio. Pure una ma non me ne frega un cazzo. Io ora vado a fanculo. Io ho fatto 2-0 quattro tiri nello specchio. Sì, a romper cazzo, zitto. Andiamo a vedere, aggiorniamo le spie. Che cazzo va a aggiornare? Abbiamo fatto la volta scorsa, ma la facciamo vedere. C'è una vittoria certo. Più di me. Toglie! Toglie! Fabio passa in vantaggio. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale qualora non lo aveste ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti. Seguiteci su Instagram, Telegram e Twitch. Tutto in descrizione. Scaricate OneFootball. Tanti mi piace per il gameplay di Roma-Napoli. Mi raccomando, e a quel giro però tu devi piatur Napoli, io mi devo piatur Roma. Ovviamente sì, a Roma certo. Sta meno in forma perché c'è tutti i scocci e tu c'è a Napoli. Pare fatta sei un calciopoli casuale. No, aspetta, guarda il caso. Prossimo gameplay, succede il contrario. Il Napoli vince, quindi io c'ho il Napoli in forma, tu c'è la Roma, che quindi Napoli sarà più in forma della Roma. Tutto scritto. Già tutto scritto.